Montesano. Numero 11, Alberto Boschetti. Numero 44, Haris Muric. Numero 21, Nicola Ciccone. Numero 47, Edoardo Cuel. Numero 90, Ciro De Angelis. 7 risultati utili consecutivi per consolidare un grande sogno, una scossa invece dall'altra parte per cercare di non buttare già a dicembre la stagione. Obiettivi diversi per Pro e Folgore, ma quest'oggi si gioca per il successo. Amici di Bepi TV, un cordiale saluto da Riccardo Lionetto allo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio. Si gioca la 17esima giornata del girone B di Serie D, si gioca Pro Palazzolo, Folgore Caratese. Dopo tre pari di fila è tornato Reciro alla corte di Didu, segnando subito la doppietta decisiva all'esordio, regalando i tre punti ai bresciani contro la Virtus Cesirano Bergamo. Per lui dunque l'esordio casalingo questo pomeriggio, Pro che va a caccia della vittoria che manca in campionato qua proprio al comunale dall'8 ottobre contro il Ponte San Pietro. Vittoria casalinga chiaramente. Dall'altra parte invece i Brenzoli che cercano il primo successo del nuovo corso targato Carmine Parlato. Un pareggio e una sconfitta per lui da quando siede sulla panchina della Folgore al posto di Crippa. Mentalità e voglia, queste sono state le parole di Parlato alla vigilia per spronare i suoi che cercano il successo che manca da 5 partite, dalle 3-0 contro la Clivense. Squadre in campo nel frattempo, li vedete sottofondo per i tifosi della Pro Palazzolo. E allora noi andiamo a svelare quelle che sono le scelte ufficiali di formazioni delle due squadre, partendo proprio dai bresciani con in porta il miglior portiere del mese, Stefano Mangiapoco, e poi la difesa 3, Moraschi, Bane, Montesano, centrocampo a 5, a destra Ciccone, Gualandris, Muic, Boschetti e Kuel. Davanti il tandem composto da De Angelis e Ravasi in un 3-5-2 a disposizione per Didu, Venturelli, Oliveri, Bini, Orlandi, Diglio, Sparago, Agostini, Tremolada e Bertazzoli. Assente ancora Pedoni e anche Cominetti. Dall'altra parte invece risponde la Folgore di Carmine Parlato, 3-5-2 a specchio. In porta Ravarelli, Gritti, Arpino e Marchi, 3 di difesa. Centrocampo a 5 con Floridi a destra, Esposito, Vernocchi, Silano, Scapuzzi a sinistra. Davanti il tandem con Napolano e Giovanni Chiere Matenghe. Assenti Sant'Ambrogio con Palonieri e Cavallini, il migliore in campo nella scorsa gara contro la Conatese persa al Sport Italia Village. E assenti anche Lungo Degente, Panatti e Cipsa. Invece a disposizione Parlato può contare su Machi, su Gaetani che parte dalla panchina, così come Sottile, Rosa, Attà, Gorla, Cani, Dugo, classe 2006 che ha giocato, è entrato settimana scorsa contro l'Arconatese, e poi il 2004 col numero 77 Corbo. Folgore Caratese che vedete gioca con la maglia azzurra e contorni bianchi, invece a Popolazzolo con la classica divisa gialla. Per i bresciani che daranno il calcio d'inizio, arbitra il signor Giacomo Pasquetta della sezione di Crema, la sua 14esima direzione per lui nel corso di questa stagione, l'ottava in Serie D. Qua arrivato dagli assistenti Luca Casula di Carbogna e Matteo Lacconi di Cagliari. Ultime sistemazioni allora, e poi si può cominciare con il possesso palla proprio della Pro Palazzolo, che andrà a mettere il pallone in gioco. Come detto, Ciro De Angelis è l'uomo da tenere in considerazione, 406 presenze in Serie D, 175 gol, 23 reti con lo Sporting Franciacorta, in quello che è un ritorno per lui. Come ben sapete, il Franciacorta si è fuso con la Pro Palazzolo quest'estate, quindi per lui è a tutti gli effetti un ritorno qui in zona bresciana, la Franciacorta. Palla che in possesso palla proprio dei padroni di casa, che hanno cominciato il match da qualche istante con il tocco in profondità, palla che è terminata però sul fondo, c'è stata forse una deviazione, allora è rimessa con le mani che sarà affidata a Boschetti. L'appoggio per Kuel, recupera però il pallone la Folgore con Vernocchi solo per un attimo, e dunque poi in postare. C'è tanta curiosità intorno alla Folgore Caratese anche per il nuovo acquisto Nicolò Esposito, centrocampista classe 92, ex Pergo Crema, Seregno, Caravaggio e Real Calepina, quindi insomma un avversario storico per la Pro Palazzolo, soprattutto dal punto di vista della zona del basso bresciano. Lui che ha giocato all'inizio di questa stagione all'Atletico Castagnato, 14 presenze e un gol per lui fin qui in questa stagione. E allora va all'esordio questo pomeriggio proprio contro i bresciani. L'appoggio adesso da parte di Mangiapoco, che allarga sulla destra, il lancio in verticale, Ravasi lascia sfilare, De Angelis tocca il suo primo pallone,
Casalingo qui in casa con la Propalazzolo, perde palla però adesso, allora riparte la Folgore Karatese con l'accelerazione interessante di Floridia, che però viene fermato. Pallone che termina in rimessa laterale, sarà affidata al numero 15 della Folgore, Scapuzzi, che lascia però a Marchi l'incarico, già battuto proprio Marchi con il mancino al traversone, allontana Bane in qualche modo e poi la conclusione della distanza tentata proprio da Nicolò Esposito, pallone che termina alto, buona chance questa per l'esordiente della Folgore Karatese. Nel frattempo gioco fermo perché è stato colpito Bane durante il tentativo di disimpegno in precedenza, quando siamo arrivati al terzo minuto di gioco in corso, 0-0 tra Propalazzolo e Folgore Karatese. In un pomeriggio di sole, i sostenitori della Pro, che sostengono i loro beniamini, 7 risultati utili consecutivi, ma in mezzo 3 pareggi per 0-0. Sono tornati alla vittoria soltanto la scorsa settimana, come detto, contro la Virtus Cesarano Bergamo. Recupera adesso De Angelis, l'appoggio per Ravasi, che allarga sulla sinistra. In avanti allora la Pro, con lancio in verticale. De Angelis, lo stop al limite dell'aria, il controllo non è preciso, lancio in verticale. Si difende la Folgore, prova ad attivare Chiara Mateng, non riesce però ad arrivare sul pallone. Rimessa laterale affidata proprio agli ospiti, con Scapuzzi che lascia l'incarico al solito Marchi. Da capire anche la posizione e la disposizione in campo della Folgore, perché è un 3-5-2 inizialmente, ma poi bisogna vedere soprattutto in queste prime battute, perché spesso viene parlato anche in queste due partite che ha disputato. Ha cambiato durante la partita, passando dalla difesa 4 alla difesa 3. Punizione, nel frattempo c'è il fallo di Vernocchi. Quindi potrebbe essere anche il 4-2-3-1 con la quale ha cominciato il match la scorsa settimana contro l'Arconatese. Chiaramente ci sono ancora poche informazioni a disposizione quando siamo arrivati al quarto minuto di gioco. Allora, prima seguiamo la rimessa in gioco da parte della Propalazzolo con Bane, che allarga a sinistra dove c'è Montesano, di nuovo Bane vicino Moraschi, servito, porta palla Moraschi, va lancio lungo a cercare Ravasi, lo stop la parte di Ravasi interessante, fermato però molto bene da Vernocchi, solo per un attimo arriva a recuperare il pallone Kuhl, il tocco per De Angelis che calcia col destro, pallone rimpallato, palla che termina in rimessa laterale che sarà affidata proprio ai bresciani, che vengono avanti sul settore di destra al quinto minuto di gioco, che scocca ora in questo momento il possesso di palla ad opera di Moraschi, lo scarico all'indietro, Muic, Bane, appoggio a Mangiapoco, di nuovo Bane, porta il pallone in avanti Abduate, Bane, il lancio poi in verticale da parte di Moraschi a cercare De Angelis, è fermato ancora Moraschi che recupera la palla, poi gioca in verticale, non riesce però a servire De Angelis, irrompe solo per un attimo anche Ciccone, pallone che però viene allontanato dalla Folgore, Bane di testa rischia qualcosa, se la cava poi Montesano, anzi si tratta di Gualandris che adesso viene servito, di nuovo Montesano che va a recuperare il pallone, largo destra c'è Gualandris e Montesano preferisce andare a sinistra, Boschetti, lo scarico arretrato, allora al piccolo trotto sale la Propalazzolo, le prime battute sembrano abbastanza chiare con la Pro che vuole tenere fin da subito il pallino del gioco, mentre la Folgore aspetta in maniera ordinata per ripartire attivando la velocità di Chiara Mateng, va a recuperare il pallone proprio Silano adesso dalle parti della Folgore, di nuovo Esposito, l'appoggio di prima intenzione, si gira, poi scarica Vernocchi, ancora Esposito che va in verticale, Chiara Mateng si gira, è attaccato da due uomini, Chiara Mateng alla conclusione, un tiro che però termina ampiamente largo alla destra di Mangiapoco, ed è proprio il portiere classe 2004 a rimettere il pallone in gioco, come detto in precedenza, eletto miglior giocatore del mese di novembre, Stefano Mangiapoco, classe 2004, e in effetti sta disputando grandissime prestazioni fino a questo momento. Moraschi allarga il gioco sulla sinistra, c'è Boschetti, uno contro uno, attaccato da Napolano, ancora Boschetti che accelera, punta al fondo, va alla traversone sul secondo palo a cercare De Angelis, esce Ravarelli a recuperare la palla, non c'è però nessuno pronto a partire immediatamente, allora Ravarelli attende, fa sistemare i suoi Ravarelli andando dalle parti di Gritti che gioca centrale, infatti Marchi bracciato di sinistra e bracciato di destra Arpino,
ancora proprio il capitano Antonio Arpino che allarga sulla destra in avanti la Folgore con il lancio di Arpino. Non c'è nessuno, c'è solamente Bane attaccato da Chiere Mateng. Bane deve disimpegnarsi del pallone, lo scarico per Mangiapoco. Chi ha ragione? Moraschi, lancio in verticale, va a recuperare però il pallone ancora la Folgore che lo gioca con Esposito. Marchi, vicino c'è Scapuzzi, servito Scapuzzi, perde la palla, ripartenza da parte del Palazzolo che adesso può spingere sul settore di destra con Ravasi. È partito anche Gualandris, è servito proprio Gualandris, prova ad andare via Gualandris, fermato molto bene da Gritti in questa circostanza. Allora Scapuzzi, appoggio per Vernocchi, va al lancio in verticale a cercare Chiere Mateng, Montesano lo ferma, poi Bane attaccato proprio dall'Italo Ganese, Bane all'indietro, rischia tantissimo Chiere Mateng, il pressione su Mangiapoco, poi cicca la palla Floridia e allora Bane se la cava, non preciso in questo avvio Bane in questi primi 8 minuti, qualche sbavatura di troppo l'ha già fatta vedere. Possesso palla di Moraschi che viene avanti, il Brusa Porto nel frattempo è già in vantaggio sulla Crivenze per 1-0, così come a sorpresa il Ponte San Pietro vince 1-0 contro la Varesina. Questi sono i primi aggiornamenti dei campi, è un risultato che può fare piacere alla Proparazzolo. Chiaramente la Proparazzolo ha bisogno dei 3 punti quest'oggi, che come detto mancano da l'8 ottobre proprio qua in casa contro il Ponte San Pietro per 3-1. Bene, l'appoggio Montesano porta il pallone in avanti, va in verticale Boschetti, va via molto bene a Napolano Boschetti, va al tocco in mezzo a cercare da quelle parti il sostegno che però non arriva per Ciccone, ancora Boschetti, il traversone, palla allontanata da Esposito e poi la conclusione dalla distanza in questa circostanza tentata, però non ha trovato specchio della porta qui Edoardo Kuel, che ce l'ha quella conclusione dalla distanza con il destro dal limite, non ha trovato però lo specchio della porta. Ravarelli, la palla per Gritti, porta palla Andrea Gritti, va al lancio lungo l'ex giocatore del Sant'Angelo, va a spizzare poi Bane solo per un attimo. Arpino va a cercare Chiere Mateng, attaccato da Bane, niente da fare, vince Chiere Mateng, poi Floridia si gira, chiuso, gioca all'indietro Esposito, allarga bene sulla sinistra, l'appoggio per Scapuzzi che va al traversone sul secondo palo per Napolano, che manca la conclusione verso lo specchio, era riuscito ad agganciare in qualche modo, non è riuscito poi a coordinarsi a dovere, buona chance questa, scatenato Didu che addirittura è in maglioncino, non soffre particolarmente il freddo anche se il clima è piacevole fino a questo momento, in realtà è un pomeriggio di sole con circa 8 gradi. Più tranquillo ho parlato chiaramente, i suoi comunque stanno gestendo, non stanno rischiando nulla per il momento, questi primi 10 minuti. Il lancio adesso da parte di Moraschi, lancio di Arpino, Bane, solo per un attimo Vernocchi, poi di nuovo Bane, allarga sulla destra, rischia qualcosa, se la cava Gualandris in verticale per De Angelis, recupera la Folgore, prova ad uscire con Silano che porta il pallone, allarga a sinistra, Scapuzzi lo stop, uno contro uno, ancora Scapuzzi, porta la palla e poi scarica Vernocchi, Arpino porta il pallone in avanti, adesso la Folgore che si prova a stendere, accelera Arpino, fermato molto bene, ripartenza della Pro con De Angelis, lo scarico a sinistra, Boschetti, i due si conoscono bene, hanno giocato proprio nello Sport in Franciacorta insieme, l'appoggio poi errato, lo stop da parte di Ciccone che gioca a mezzala, non gioca sull'esterno fino a questo momento Ciccone, all'esterno c'è Gualandris che va a recuperare proprio il pallone e poi però viene recuperato a sua volta molto bene da Marchi, allora Esposito, di nuovo Marchi, allarga a sinistra a cercare Scapuzzi, prova ad andare via, fermato da Nicola Ciccone. Scapuzzi, lascia l'incarico a Marchi, vai a mettere il pallone in gioco. Arpino, l'appoggio adesso in verticale, recupera Ciccone,
Allora, però che può distendersi nuovamente. Prova a spingere, va via molto bene Kuhl, la sua accelerata. Allarga sulla destra, arriva Ciccone, spinge anche Gualandri, si viene in sovrapposizione. La giocata di Ciccone, una Veronica un po' lenta a dire il vero. E allora rimessa laterale proprio per la Pro, che viene avanti faccia a faccia tra Ciccone e Scapuzzi. Qualche tensione tra i due che non c'è da placarsi, perché Scapuzzi ha avuto da ridire forse per una sbracciata da parte di Nicola Ciccone. Gualandris pronto a rimettere il pallone in gioco, lì vicino c'è Moraschi. Gualandris va da De Angelis, la palla che passa irraggiungibile però per Ciro De Angelis, e dunque palla che termina sul fondo. Quando siamo arrivati al 13° minuto di gioco in corso, 0-0 allo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio, tra poi Palazzolo e Folgore Caratese. Il lancio da parte di Arpino. Floridia, prova a girarsi Floridia, ad andare via, bene Floridia, chiuso in maniera regolare secondo il direttore di gara. Allora può recuperare la palla là pro Palazzolo, prova a distendersi con Boschetti, servito da Kuhl, ancora Boschetti, porta la palla, scarica all'indietro, Montesano, Ciccone, allarga dalle parti di Moraschi, un tocco impreciso, non bene Ciccone in questi primi minuti, tanta imprecisione per il centrocampista, che può fare molto di più. Arriva da una prestazione comunque molto buona, quella contro la Virtus Cesenano Bergamo, Nicola Ciccone. Ovviamente adesso è ancora presto per capire poi quali saranno le sticelle di rendimento da parte dei giocatori in campo. Silano va a recuperare il pallone, lo scarico per Vernocchi, che porta palla e poi allarga sul settore di destra dove c'è Napolano, il traversone interessante, Bane è bravissimo, c'era però il fallo proprio su Bane, dunque punizione. Già rimessa in gioco da Mangiapoco. Montesano, Moraschi parte il pallone in avanti, adesso va pro Palazzolo, si ferma, gioca all'indietro Muic, chiuso da due uomini, ancora Moraschi, va in verticale, è partito De Angelis a cacciare il pallone, bravo però a chiuderlo Gritti. E allora Gualandris pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani, il ragazzo di Palazzolo. Gualandris è capocannoniere della squadra fino a questo momento, 5 gol in stagione per lui. Si gira Ciccone, chiuso da tre uomini, ancora Ciccone, prova a passare, fermato. Il rilancio da parte di Scapuzzi a cercare Chiere Mateng, va a recuperare Bane, c'è il fallo di Chiere Mateng, dunque punizione per la Pro Palazzolo, per rimettere però il pallone in gioco nella distanza giusta, corretta Bane, quindi fa rispettare questo metro di giudizio Giacomo Pasquetta. E allora Bane va a rimettere la palla in gioco, Muic porta la palla, scarica a sinistra, Montesano, Muic, l'appoggio per Moraschi che va in verticale a cercare De Angelis, pallone profondo, Arpino stacca anche Esposito a cercare Chiere Mateng, c'è il fallo su di lui e dunque punizione per la Folgore Caratese. Quando abbiamo superato il quarto d'ora di gioco, 0-0, ritmi bassi in questo avvio a dire il vero, con la Pro Palazzolo che prova a fare la partita ma non, piuttosto che giocare corto, che manovrare, preferisce il lancio in profondità direttamente su De Angelis, che fino a questo momento però ha visto pochi palloni, così come dall'altra parte però la Folgore non riesce a tenere il pallino del gioco, non riesce a tenere, meglio, il pallone tra i piedi, preferisce la verticalizzazione immediata a cercare Chiere Mateng, che però anche lui fino a questo momento è stato ben contenuto da Bane e anche dagli altri due braccetti, Montesano e Moraschi. Il lancio adesso da parte di Montesano a cercare Boschetti, troppo lungo, c'è Arpino che va a recuperare la palla, attaccato però da Boschetti che non lo molla e poi alla fine si guadagna la rimessa laterale il capitano della Pro Palazzolo, già battuta, prova a girarsi in qualche modo Ravasi, pallone che viene rimpallato, di nuovo Ravasi a recuperare la palla, uno contro uno, raddoppiato Ravasi, scarica all'indietro, lo stop, il traversone di Montesano col mancino, raso terra, allontana Gritti. Rimessa laterale per la Pro che resta comunque in zona d'attacco e insiste. Posizione regolare Boschetti chiaramente da rimessa laterale, il traversone a cercare De Angelis di testa.
pallone sul fondo, prima grande chance della partita sulla testa di Re Ciro. Ciro De Angelis per il palazzolo sull'olio, una bella girata di testa sulla traversone da sinistra, palla che è terminata però sul fondo al minuto 17. Colpo di testa di De Angelis, la sensazione è che Ravarelli comunque era sul pallone, la palla però ha sfiorato il palo, non l'ha toccata, bravo comunque a leggere la traiettoria il portiere della Folgore che va al rilancio lungo, Scapuzzi, recupera Silano, Montesano a recuperare la palla per la Pro, salta un uomo ancora Montesano, attaccato da Vernocchi, allarga a sinistra, sbaglia però l'appoggio a Boschetti che ha qualcosa da dire. Forse qui sì, Montesano poteva prendere un tempo di gioco in meno, anche perché lo spazio per Boschetti c'era, largo a sinistra, ha preferito mantenere il pallone per qualche istante per poi però sbagliare il tocco. Arpino, Vernocchi, lancio in verticale, non c'è nessuno, c'è solamente Bane. Ricomincia dalle retrovie la Pro Palazzolo con Muic. Lo scarico. Si gira Kuel. Sale Montesano. Ancora Kuel, chiuso da Floridia. Bane. Montesano porta il pallone in avanti. Insiste ancora Montesano nella sua incursione, fermata. Arpino va al lancio in profondità a cercare proprio Chiara Mateng. Salta un uomo Chiara Mateng e scivola. Aveva vinto il contrasto aereo con Moraschi. Bane però era ben appostato. Bravissimi tra l'altro i centrali fino a questo momento della Pro Palazzolo, perché Chiara Mateng è isolato in questo momento e quindi uno va ad attaccarlo nello scontro aereo e l'altro invece lo attende in copertura. Quindi grande lavoro in questo momento della Pro Palazzolo, che adesso viene avanti con De Angelis. L'appoggio laterale, colpisce il pallone col mancino Scapuzzi, la deviazione, dunque calcio d'angolo per la Pro Palazzolo, il primo di giornata per i padroni di casa. Pronto Muic dalla bandierina di destra al minuto 19. Chiama lo schema Aris e Muic. Parte Muic all'indietro, c'è Boschetti. E c'è un fallo fischiato in area di rigore. C'è stata probabilmente una trattenuta da parte di Gualandris, se non abbiamo visto male. Fischiata da Pasquetta, che attendeva soltanto quello, perché ha aspettato proprio di far partire il corner di Muic per poi segnalare l'irregolarità. Già comunque battuta la punizione per la Folgore Caratese, che viene avanti con Arpino. Il lancio in verticale di nuovo dalle parti di Chiara Mateng, bravo però ancora Bane. Poi Floridia a caccia del pallone, recupera però la Pro che si stende con Kuel, che porta la palla in avanti, gioca all'indietro. Poi in qualche modo Moraschi a cercare De Angelis. Arpino riesce ad arrivare su di lui. Esposito si gira. In questo momento da notare comunque Chiara Mateng, che ha cominciato la partita in questi primi 20 minuti isolato, in balia dei tre centrali, quindi non è sicuramente un 3-5-2. Sembra Floridia l'uomo più avanzato a sostenere, a supporto di Chiara Mateng, però sembra più un 3-5-1-1 con proprio Floridia in avanti, con Napolano invece che agisce sull'esterno di destra. Floridia è quello che sta agendo sulla tre quarti a supporto di Chiara Mateng, che come detto però fino a questo momento risulta troppo isolato, troppo solo lì in avanti. Nel frattempo punizione, è rimasto a terra un giocatore della Folgore, dovrebbe trattarsi di Silano che si rialza. Tutto a posto per il centrocampista della Folgore Caratese. Pronto Gritti, lancio in verticale a cercare Chiara Mateng, la palla sfila, mangia poco senza troppi problemi a recuperare il pallone. Moraschi porta la palla in avanti,
cambio di gioco a cercare Montesano che si è fatto vedere, sbaglia lo stop, però qui Montesano dunque regala il pallone alla Folgore Caratese che può venire in avanti con la rimessa di Napolano che però lascia l'incarico a Capitano Arpino. Pronto ad andare a battere il centrale, il braccetto di destra della Folgore, lancio in verticale, Chiere Mateng ancora ben contenuto da Bane che è cresciuto nel corso dei minuti, come detto non aveva cominciato bene la sua gara, Bane invece adesso comunque ha preso bene le misure. Qui concede il calcio d'angolo, il primo corner per la Folgore Caratese. Pronto ad andare Vernocchi dalla bandierina col destro. Chiama lo schema Vernocchi. Dentro c'è Scapuzzi, c'è anche Arpino. Chiere Mateng che parte larghissimo sul primo palo, invece Esposito. Silano al limite dell'aria, restano fuori Napolano e Floridia, oltre a Gritti, l'ultimo uomo. Pronto Vernocchi. Va con il destro Vernocchi, la cross, la palla che passa. Non c'è però nessuno a recuperare il pallone. Floridia. Chiuso, alimenta l'azione proprio Floridia. Silano. Sbaglia Silano. Recupera Kuel. Ripartenza adesso da parte della Pro. Con Kuel. Chiusa da tre uomini. Kuel fermato. In maniera irregolare. Primo cartellino giallo di giornata. Assegnato da Pasquetta. Se non andiamo errati a Silano. Che ha commesso il fallo. Dovrebbe trattarsi proprio di Silano. Colpito duro Kuel. Si è lanciato all'inseguimento disperato il centrocampista della Folgore Caratese. E dunque è stato poi ammonito, fallo da dietro per Silano. Primo ammonito della gara. Il numero 80 della Folgore, classe 2004, che era entrato bene tra l'altro in partita settimana scorsa contro l'Alconatese. Aveva dato una brio in più nel secondo tempo, comunque disputato molto bene dalla formazione brenzola, che però tuttavia non è riuscita a pareggiare i conti contro la capolista, che tra l'altro sta vincendo 2-0 contro il Caravaggio, l'Arconatese. Anche il club Milano ha sbloccato il suo match contro la Casatese per 1-0, raddoppio del Ponte San Pietro, 2-0 contro la Varesina, abbastanza clamoroso. Però qui il match ancora fermo sul 0-0. Muic pronto col destro. Traversone morbido in profondità. Palla allontanata. Recupera la Folgore che prova ad uscire sulla sinistra. Prova a passare Floridia, ci riesce. Poi Scapuzzi. L'appoggio, c'è il fallo. È arrivato in ritardo qui Gualandris. E qui ha rischiato il cartellino giallo Gualandris. Soltanto richiamo verbale per il ragazzo di Palazzolo. Che va a rimettersi a posto sulla propria fascia di competenza, quella destra. Pronto a rimettere la palla in gioco allora la Folgore con Marchi. Marchi non va a battere, qualcosa da dire Pasquetta al braccetto di sinistra. Che gioca corto, Scapuzzi, Gritti, Esposito, stop da rivedere da parte di Esposito, poi vince un rimpallo forse con un fallo, c'è fallo proprio su di lui, bravo qui Esposito che rimedia molto bene al suo errore, si guadagna una punizione a centrocampo già battuta da Vernocchi, Arpino, Gritti, Marchi, Gritti di nuovo da Arpino che alza la testa, fa lancio in verticale, interessante per Floridia, allarga sulla destra, c'è Napolano, Napolano, la finta di Napolano, va al traversone, fermato e rimessa laterale per la Folgore. Rimessa laterale già battuta,
prova a girarsi in qualche maniera qui Floridi, alla fine deve concedere il calcio d'angolo a Montesano, secondo di giornata per la Folgore Caratese. Vernocchi, fischi di paura dalla gradinata di Palazzolo. Pronto Vernocchi a mettere il pallone nel cuore dell'area di rigore, chiama lo schema. Il cross di Vernocchi, la staccata da parte di Arpino, non riesce però a colpire la palla in direzione della porta, riesce soltanto a sfiorarla. Ripartenza di QL, adesso si distende Ravasi in zona centrale, punta la difesa Ravasi, chiuso però da Esposito, scarica all'indietro, c'è Ciccone che porta la palla in campo aperto, lo scarico per QL, poi Muic. Finte adesso la parte di QL che va via, l'appoggio per Muic, mancino di Muic, salvataggio da parte di Marchi, non è finita, ancora il traversone in mezzo, pallone che viene però respinto, qui grande salvataggio della premiata ditta Marchi Gritti, anzi Marchi Esposito, è stato bravissimo qui Esposito a opporsi al traversone tentato da QL, però adesso la Palazzolo ha alzato il ritmo, qui rischia però Boschetti. Bene, l'appoggio per Muic che allarga bene a sinistra dove c'è QL, porta la palla QL, cross sul secondo palo De Angelis, lo stop, rovesciata di De Angelis, traversa, lo stava per fare molto brutto Ciro De Angelis al minuto 28, trema la traversa della Folgore, il ruggito di Ciro De Angelis e sale anche il grido della Pro Palazzolo. Clamorosa chance, una rovesciata perfetta di Ciro De Angelis e qui se l'è cavata in qualche maniera Ravarelli con l'aiuto del montante e anche con il guanto in qualche modo Ravarelli, e questo è uno spavento enorme per la Folgore che adesso però deve reagire in qualche maniera, deve scuotersi, troppo poco fino a questo momento per i brianzoli che fanno fatica a creare iniziativa, ad impostare con una manovra fluida. Bane, Muic, appoggio, poi allarga sulla destra Moraschi, Gualandris di prima intenzione sbaglia qui Gualandris, allora rimessa con le mani, affidata a Moraschi, lì vicino c'è Muic, servito Aris Muic, Moraschi, salgono anche i cori per Ciro De Angelis, Ciccone recupera la palla, ancora Ciccone in zona centrale, allarga sulla sinistra Boschetti, uno contro uno, raddoppiato Boschetti, traversone, De Angelis non arriva, arriva Ravasi che non riesce a indirizzare la palla in porta, chance ghiotta per la Pro Palazzolo alla mezz'ora di gioco, Ravasi non è riuscito a girare il tapin in porta, grande chance per la Pro nel giro di due minuti, la traversa in rovesciata di De Angelis e il tapin alto di Ravasi quando siamo arrivati alla mezz'ora di gioco. E adesso chiaramente si stana la squadra di Didu che sta controllando il gioco fino a questo momento. Marchi, Ravarelli, lancio in verticale, Muic in qualche modo, Scapuzzi si ferma, si gira Scapuzzi, chiuso Scapuzzi, attaccato da Gualandris che non lo molla, allora deve tornare indietro da Gritti che va a lancio a cercare Chiere Mateng, troppo lungo suggerimento per Chiere Mateng e qui è bene che parlato poi metta mano nel corso della ripresa a qualche sistemazione tattica, perché in questo momento la Folgore fa fatica tremendamente a tenere il possesso. QL, Moraschi rischia qualcosa, ancora Moraschi, fermato, ripartenza di Scapuzzi, c'è Silano a sinistra, ancora Scapuzzi, fermato, Silano, si distende però ora la Folgore, con Silano chiuso da Ciccone, che lo tiene a distanza, l'appoggio, Gualandris, la palla che filtra, forse c'è il fallo, tutto regolare, Esposito va a recuperare la palla, Vernocchi allarga a sinistra, Scapuzzi, la finta di Scapuzzi, c'è il fallo, arriva in ritardo qui, Ravasi, dunque punizione per la Folgore che adesso prende metri. È arrivato in ritardo qui Ravasi in ripiego.
Gritti e Vernocchi, mano alzata per loro. L'ha sbloccata anche il Piacenza, 1-0 contro la Castellanzese. Ha accorciato le distanze la Varesina, 2-1. E qui però ancora 0-0 tra Propalazzolo, Folgore, Caratese. Pronto Vernocchi. Siamo arrivati al 32esimo minuto di gioco in corso. Vernocchi, il lancio sul secondo palo, la spizzata interessante di Arpino, palla che però viene allontanata. Chiara Mateng a recuperare la palla, gioca all'indietro, Vernocchi al traversone, ciccato però il pallone qui da parte di Vernocchi, palla deviata e c'è la rimessa laterale per la Folgore. Scapuzzi lascia l'incarico chiaramente a Marchi, gioca dalle parti di Floridia, poi ancora Marchi, lo scarico per Vernocchi, il cross di Scapuzzi sul secondo palo, arriva Napolano, non riesce a staccare, traversone interessante da parte di Scapuzzi, palla che però è terminata ampiamente oltre l'area di rigore, rimessa però già battuta, c'è stata una deviazione della della Propalazzolo, pardon, allora il lancio in verticale, c'è però il recupero da parte di Gualandris. Poi Moraschi, palla che passa, recuperata da Silano. Silano viene in avanti, prova l'imbucata, bravo Muic a recuperare il pallone, si distende adesso Kuel che alza la testa, ancora Kuel porta il pallone in avanti, ragiona e poi scarica di nuovo su Boschetti, uno contro uno con Napolano, Boschetti le finte, il suo mancino pronto ad andare al traversone, la palla che passa, non c'è forse nessuna deviazione, rimessa laterale per la Folgore che adesso con calma può riordinarsi e rimettere la palla in gioco con Marchi, chiaramente Scapuzzi lascia l'incarico. Minuto 34, 0-0, Propalazzolo che ha avuto due occasioni nitide da gol, anzi tre, contando anche quella al quarto d'ora con De Angelis. De Angelis che ha avuto due occasioni nitide, il colpo di testa e soprattutto la rovesciata stampata sulla traversa. Scapuzzi lascia l'incarico a Marchi per questo calcio di punizione. Allarga sulla destra, porta il pallone in avanti. Arpino, lancio in verticale, va a recuperare però Montesano. Solo per un attimo Napolano non arriva, arriva Muic. E allora Montesano. Il lancio in verticale. Palla che non arriva però dalle parti di Ravasi. Boschetti sbaglia lo stop. Ancora Ravasi, Boschetti riesce a recuperare la palla. Esce molto bene Boschetti, c'è il fallo su di lui. Punizione per la Propalazzolo. Buona l'iniziativa di Boschetti che si è visto paradossalmente poco in questi 35 minuti di gioco. Ma quando si vede si fa sentire. Montesano. Pronto ad andare a giocare il braccetto di sinistra della Propalazzolo. Lancio in verticale a cercare De Angelis, è chiuso molto bene da Gritti. Moraschi, chiuso anche lui. Folgore che però non riesce a ripartire, Floridia è chiuso da Moraschi, poi bravo Scapuzzi. Pallone che viene lanciato in avanti, fatto preda di Mangiapoco. Porta palla, si ferma e ragiona Montesano, poi Kuel allarga dalle parti di Gualandris, Moraschi, Muic attaccato da due uomini, Muic fa filtrare il pallone, Montesano, Boschetti, ancora Montesano, l'appoggio per Ciccone, sale Muic, porta la palla a Muic, non calcia, preferisce andare sulla destra, Moraschi larga dove c'è Gualandris, uno contro uno, traversone Gualandris non ben calibrato qui Gualandris, ma c'è la deviazione, dunque calcio d'angolo per la Pro, pareggio al conto dei corner, 2-2. Pronto Muic dalla destra, chiama lo schema Aris Muic, lì vicino c'è Ciccone,
Il cross di Muic teso, la conclusione di Ravasi che colpisce in faccia un proprio compagno che rimane a terra colpito durissimo al volto. Gioco fermo e allora soccorsi. Ravasi nel mentre giustamente si dispera perché la sua girata col destro era praticamente perfetta ed era verso lo specchio della porta. Dovrebbe aver colpito. Non riusciamo a capire chi è stato colpito, a dire il vero. De Angelis è in piedi. De Angelis è in piedi, quindi non è stato colpito. Dovrebbe essere stato colpito. Moraschi è rimasto indietro. Adesso stiamo cercando di capire chi è l'uomo a terra. Nel frattempo gioco fermo, quando siamo arrivati al 38esimo minuto. 0-0, c'è dire che però match che la Pro sta cercando di sbloccare fino a questo momento. Folgore Caratese più in difficoltà. Andiamo a dare un aggiornamento però nel mentre, come detto, il 2-1 del Ponte San Pietro sulla Varesina, un risultato importante per la Pro Palazzolo. Il gol di Critta e Ninghe per i padroni di casa del Ponte San Pietro. La Varesina invece ha accorciato le distanze con Vitale. Arconatese che invece vince 2-0 sul Caravaggio, le reti di Albertone e Ronzoni. Vince, come detto, il Brusaporto 1-0 contro la Crivenze col gol di Selvatico all'ottavo minuto. 1-0 anche il Club Milano contro la Casatese, gol di Foschiani. E il Piacenza che l'ha sbloccata 1-0 con Del Dotto. E nel frattempo arriva anche il pareggio della Varesina, il 2-2. Ha recuperato il doppio svantaggio la Varesina contro il Ponte San Pietro e dunque parità. E qui il match non si sblocca, nel frattempo siamo ancora alla ricerca del giocatore colpito, si tratta di Gualandris, che si è rialzato, il ragazzo cresciuto come detto a Palazzolo, Matteo Gualandris, 5 gol per lui in questa stagione, il capocannoniere della squadra, dietro di lui Cominetti a 4. E poi tutti gli altri. Esce dal campo momentaneamente, colpito duro, Matteo Gualandris. E allora andrà a rimettere la palla in gioco, meglio Bane andrà a restituire probabilmente il pallone. Adesso vediamo, sì no, chiaramente il possesso di palla era della Pro Palazzolo. Allora può giocare la formazione bresciana con Montesano, il lancio in verticale a cercare De Angelis. Chiere Mateng che si gira, porta palla Chiere Mateng, è partito Scapuzzi, ancora Chiere Mateng, Pro momentaneamente in 10, Chiere Mateng prova a far filtrare, non ci riesce, Muic in qualche modo riesce a recuperare la palla, però è Esposito, Napolano è partito, non l'ha visto, calcio Esposito, mangia poco, va a bloccare il pallone senza troppi problemi, coraggioso il tentativo di Esposito che c'entra anche la porta, però c'è da dire troppo debole il tiro. Moraschi gioca all'indietro per Mangiapoco. Poi Bane. Ancora Moraschi. Ma lancia in verticale a cercare lo scatto di De Angelis. Bravo Gritti fino a questo momento che lo sta comunque contenendo abbastanza. Poi chiaramente è un giocatore che può fare di tutto e di più da un momento all'altro. Lo abbiamo visto in precedenza con la rovesciata e la traversa. Bane, Moraschi, Montesano, va lancio in verticale, Ravasi fa filtrare questa palla di testa a cercare Gualandris che nel frattempo è ritornato in campo. Boschetti, salta Napolano che prende bene il tempo, però c'è Montesano su di lui, lancio in verticale, allontana Marchi, rimessa con le mani per la Pro. Palla che esce dal terreno di gioco mentre continua il grido da parte del tifo della Pro Palazzolo ad insistere a portare in avanti giallo-blu. Adesso qui c'è il fallo però da parte di Moraschi su Floridia e dunque punizione per la Folgore che adesso prova a venire in avanti quando ci avviciniamo al crepuscolo di questo primo tempo, minuto 42, 0-0, non si blocca il risultato tra Pro Palazzolo e Folgore Caratese.
Lancio da parte di Marchi, la palla che passa, rischia qualcosa, mangia poco. E va a recuperare il pallone, che quando ha colpito il terreno di gioco si è alzato, ha sorpassato il portiere, che quasi si fa trovare colto di sorpresa. Rischio qui per la Pro. Montesano. C'è il fallo, dunque punizione. Bane. Porta palla a Moraschi. Cambio di gioco. Boschetti, è partito Montesano. Moschetti va alle traversone a cercare Ravasi, che si gira. Bravo qui Esposito. Napolano a allontanare il pallone dalle parti di Floridia. La spizzata a cercare Chiere Mateng, che non ha visto un pallone nel corso di questo primo tempo. Poi lotta in qualche modo, recupera ancora Boschetti. Scarico arretrato. Kuel. Muic. Moraschi, l'appoggio per Ciccone, poi Muic di nuovo. Cambio di gioco errato, e allora recupera nuovamente il pallone la Pro. Muic. Kuel si gira e ha spazio, viene avanti Kuel, punta Kuel, prova l'imbucata per De Angelis, fallo su di lui, no, tutto regolare. Ripartenza della Folgore con Arpino, però fermato Boschetti. Ciccone, appoggio sulla sinistra, Muic, Boschetti, Montesano, le finte, prova ad andare via, anzi si tratta di Kuel che commette fallo, no, tutto regolare, il pallone che passa, Esposito allontano, qui chiedevano un fallo i giocatori della Folgore, una spinta da parte di Kuel, dunque calcio d'angolo, il terzo per la Pro. Boschetti col mancino, Gualandris è l'uomo più lontano sul secondo palo, poi c'è De Angelis, Bane, Ravasi, dietro anche Montesano, il traversone, il colpo di testa da allontanare da parte della retroguardia ospite, pare che rimane in area di rigore, la conclusione di Ravasi, la parata da parte di Ravarelli, centrale, e questa era una buona chance, è stato bravo Ravasi nel girarsi e calciare di prima intenzione, dritto per dritto, bravo Ravarelli comunque a non muoversi, a tendere la palla proprio lì. Gli arriva sul petto. Quando mancano 40 secondi al 45esimo. E 0-0 tra Pro Palazzolo, Folgore e Caratese. Il lancio da parte di Ravarelli a cercare Scapuzzi. De Angelis allarga a destra, molto bene. Gualandris porta la palla. Lo scarico per Ravasi, non riesce ad arrivare sul pallone. Gualandris poi riesce ad avere la palla. Il tocco dentro per De Angelis, troppo timido. Però l'appoggio di Gualandris, rimessa laterale. E a breve attenderemo anche i minuti di recupero. Dovrebbe essere un minuto di recupero. Anzi due, si giocherà fino al 47esimo minuto. Due minuti di recupero. Marchi pronto a battere la rimessa laterale. Scapuzzi sbaglia l'appoggio. Poi Marchi se la cava. Scapuzzi va in verticale. E si guadagna anche il fallo Marchi in precedenza. Regola del vantaggio che non si concretizza. E dunque punizione per la Folgore. Pronto ad andare al rilancio lungo Gritti. Quando un minuto di recupero è quasi alle spalle, 5 secondi ancora, e poi si entra nell'ultimo giro di orologio di questo primo tempo, che vede ancora il match fermo sullo 0-0. Mentre il Ponte San Pietro è tornato in avanti 3-2 sulla Varesina. Grande match quello di Ponte San Pietro fino a questo momento. Buone notizie chiaramente per la Pro Palazzolo, che al momento però resta inchiodata sullo 0-0 con la Folgore che comunque si difende bene. Non riesce però ad uscire la squadra brianzola. Kuel. La finta, alza la testa e poi deve giocare all'indietro. Montesano.
anzi Muic, l'appoggio a cercare Boschetti, chiuso, lancio più lontano possibile a cercare Kerematang, 20 secondi al termine, Bane, Montesano, lancio a cercare Lavasi, palla che però non arriva a destinazione, recupera, si distende Esposito, allarga sulla destra Napolano, ma non c'è più tempo, duplice fischio, va in archivio il primo tempo di Pro Palazzolo Folgore Caratese, 0-0 allo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio. Allora ci risentiamo tra poco per la ripresa di Pro Folgore. Rileggiamo i parziali dei primi tempo della serie di... E allora, diciamo che è ora di iniziare, iniziamo con la Vogherese che è allenata appunto, come abbiamo detto, da Marco Molluso che abbiamo qui e che oggi sorride, ma non sorride troppo perché appunto la Vogherese è stata sconfitta 0-2, parliamo quindi del girone A della Serie D, non era una partita sicuramente facile perché il Vado, che era venuto in casa della Vogherese, è una squadra che subisce poco, 8 gol subiti solamente in 16 partite, anche voi avete trovato un po' di fatica a segnare, diciamo, il gol per sbloccare la partita poi si è messa male, coincidenza, la Vogherese ha subito gol al 45esimo del primo tempo come nella scorsa partita, però oggi non c'è stata la reazione, come mai Marco? Non c'è stata la reazione perché il Vado ci ha messo subito alle corde e al primo minuto del secondo tempo ha trovato il 2-0. Complice una nostra disattenzione e abbiamo concesso un calcio d'angolo, loro sulle palle native hanno provato a metterci sotto dal primo minuto del primo tempo, nonché sono venuti 2 gol da parte loro. La nostra reazione c'è stata, ma non è stata così ficcante come settimana scorsa ad Asti. Vado una grande squadra costruita per stare al vertice, non si trova in questo momento al vertice, ma un'organizzazione e una gestione da squadra che deve primeggiare in questo girone. Un'organizzazione anche difensiva, dicevamo, voi avete invece dei buoni numeri offensivi perché avete segnato 20 gol in 16 partite, dal punto di vista tattico qual è stato un po' il problema secondo te per riaprire la partita dopo che sarà messa male? Adesso non vorrei dirti che un po' a livello numerico, a livello di giocatori siamo un po' in difficoltà in questo momento perché abbiamo fatto praticamente tutte le uscite e le entrate le stiamo ufficializzando in questi giorni. Diciamo che non avevamo queste grandi armi per portare il risultato alla nostra. Abbiamo avuto noi l'occasione nel primo tempo con un colpo di testa ravvicinato in area piccola che non ha centrato la porta e la squadra che andava per prima in vantaggio avrebbe sicuramente portato a casa il risultato magari non pieno e così è stato, il Vado ha fatto gol nel minuto di recupero del primo tempo e noi non siamo riusciti poi a rimetterla in piedi. I marcatori di questa partita sono stati Paolo Valagussa e Luca Donazzo. Paolo Valagussa casualmente è una vecchia conoscenza di Giovanni Capobianco, che è un ex sanremese e Folgore Caratese. Tu lo hai avuto come tuo giocatore alla Folgore Caratese. Che giocatore è Valagussa e sta continuando a mantenere le aspettative che aveva ai tempi? Giovanni? Sì, Paolo è un calciatore sicuramente di categoria superiore. Che poi per scelte familiari ha deciso di
scendere di categoria, è una mezzala di inserimento di quantità e qualità, insomma, rispecchia un po' quelle che sono le caratteristiche del centrocampista moderno box to box. E Indy non dispensa il gol, nel senso che è un calciatore che vede la porta e che nelle ultime stagioni si sta affermando in maniera importante anche in fase realizzativa. Un calciatore a 360 gradi che fa tutte le fasi di attacco e di difesa e che per la categoria è sicuramente un calciatore importantissimo. Tu lo conosci, Manuel? Come si fermano questo Allora, tipo di giocatori? Te che guarda, sei un penso che tu sia difensore, proprio la. la puoi spiegare un po' da questo punto di Beh, da vista. difensore devi stare attento, ovviamente, perché questi centrocampisti mettono in difficoltà in quanto devi comunque cercare di monitorare la situazione, perché già sei alle prese magari con uno più due attaccanti, poi se ti arriva una mezz'ala di corsa col tempo giusto è un bel casino se non ti danno la mano davanti, quindi uno dei centrocampisti che lo prende, quindi devi fare delle decisioni, è sempre complicato, anche ieri sera abbiamo visto come il movimento di una mezzala, credo fosse Ah, sì. Frattesi nell'ultimo gol, abbia fatto scegliere Østigard, rimasto in una posizione in cui poi ha permesso Thuram di far gol. Sono quelle mezzale che danno noia a noi ex difensori, perché quando te li vedi arrivare devi scegliere, quando un difensore deve scegliere è già un momento complicato, perché poi si spera per esperienza di poter fare la scelta giusta, e ieri Østigard ne ha fatte quasi tutte giuste, ha perso poi, si è trovato due contro uno, ha scelto di rimanere nella terra di mezzo e poi gli ha fatto gol Thuram alle spalle, però c'è una pista che fa molto bene, come diceva il suo Marco, scusa, Gio è molto, è di gamba, ha forza, si inserisce bene. C'è una pista che se riesce a trovare continuità in zona gol, la categoria gli sta stretta, come ha detto bene Capobianco. E tra l'altro Manuel, leggevo qualche tempo fa un articolo della Gazzetta che evidenziava come oggi, con sai, tutto quanto la nuova tipologia di gioco, con la costruzione dal basso in cui le squadre tendono ad arrivare in porta col pallone, manchino oggi i calciatori centrocampisti alla Dino Baggio, no? Quelli con la botta da fuori, non si fanno più gol da fuori area. E Paolo invece è uno di quei calciatori che segna sia di inserimento che col tiro da fuori, insomma rispecchia un po' un centrocampista che è una via di mezzo tra un centrocampista moderno e uno un po' vecchio stile che riesce a fare gol in diverso modo.
Di nuovo collegati dallo stadio comunale di Palazzolo sull'Oglio, la Folgore Caratese sta per effettuare il primo cambio, perché sta per entrare Alessio Cani, classe 2005, un attaccante. Vedremo al posto di chi entrerà e poi soprattutto da considerare il primo tempo, l'intervallo dove comunque la Palazzolo ha creato molto di più, è andata vicina più volte al gol, non è riuscita però a trovarlo. È uscito Silano e dunque è entrato Cani, probabilmente Floridia si è abbassato a fare la mezzala e Cani quindi agirà vicino a Chiere Mateng in questa ripresa. Classe 2005, esordio per il giocatore, e sarà lui a dare il via a questa ripresa. Avete visto nell'intervallo uno spezzone di Serie di Time in onda su Beppi TV, torna domani sera alle ore 20, vi aspettiamo chiaramente sui nostri canali social per gli aggiornamenti e poi domani su YouTube potete assistere al programma dedicato alla Serie D. Nel frattempo sta per cominciare la sfida, ultime sistemazioni. Allora si riparte con Esposito che prova a guardare il posizionamento dei suoi e poi però viene commesso fallo su di lui, dunque punizione per la Folgore. Da capire adesso come rientrerà la squadra ospite dopo un primo tempo difficile, complicato, dove però è riuscito a tenere botta alle scorribande della Palazzolo, che invece ha gestito molto bene. È stato un primo tempo particolare, il primo quarto d'ora abbastanza lento, poi però dopo la Palazzolo ha preso sicurezza, ha preso convinzione, gli ha sfiorato il gol in almeno 4 occasioni, tra cui la traversa colpita in rovesciata da Ciro De Angelis. Sul lancio in verticale la Pro adesso deve difendersi perché c'è la Folgore in avanti, c'è però il fuorigioco in questa circostanza da parte di Napolano e dunque deve mettere il pallone in gioco la squadra di casa. È pronto Montesano, ha un problema però con il pallone perché sgonfia, allora cambio di palla e Montesano va a dare nuovamente il là al match, a rimettere la palla in gioco, lo scambio con Boschetti. 3-0 dell'Arconatese nel frattempo, come detto il 3-2 del Ponte San Pietro che è maturato a fine primo tempo, mentre la Casatese ha pareggiato contro il Club Milano 1-1. Il calcio di Esenzano invece in vantaggio sull'Atrizium. Questi sono i nuovi aggiornamenti di questo inizio di ripresa. Rimessa laterale per la Pro adesso che viene avanti con Gualandris. Bane. Parte la palla in avanti al secondo minuto di gioco nel corso della ripresa. Andiamo a dare un rapido aggiornamento. Allora, rapido aggiornamento anche delle formazioni con la Palazzolo che, come detto, non ha cambiato assolutamente nulla nel corso di questo intervallo e quindi mangia poco in porta. Moraschi, Bane, Montesano, centrocampo con Gualandris a destra, Ciccone, Muic, Cuele, Boschetti e poi davanti Ravasi con De Angelis. È proprio De Angelis che adesso va a recuperare il pallone, il tacco a liberare Boschetti in area di rigore, Boschetti il pallone arretrato, Ciccone va a fare il vantaggio per la Palazzolo, 1-0, si è girato con il tacco Nicola Ciccone ed è il vantaggio meritato al terzo minuto nel corso della ripresa, al 48esimo, Nicola Ciccone 1-0. Grande lavorazione da parte di De Angelis che manovra bene la palla, attacco per Boschetti, Boschetti entra in area da sinistra e poi il cross raso terra, vincente il tap-in di Nicola Ciccone che sotto porta, porta vuota, non può sbagliare e dunque 1-0. È il primo gol stagionale per Nicola Ciccone, un gol importantissimo. E chiaramente adesso ci attende una ripresa particolare perché la Palazzolo va a solidificare gli sforzi effettuati nei primi 45 minuti e gioco forza la Folgore deve per forza cambiare l'inerzia di questa partita. Esposito sbaglia il lancio, pallone che viene allontanato, recupera Ravasi, adesso viene avanti ancora la Pro, c'è il fallo e dunque punizione. La Folgore deve fare attenzione al momento emotivo, non deve perdersi d'animo, può essere pericoloso perché poi adesso la Pro
sta vivendo proprio l'ondata di entusiasmo di questa ripresa che ha premiato gli sforzi. Pronto Muic a battere questo calcio di punizione. A 3 però della Varesina, e questa non è proprio una bella notizia per la Pro. Bel match a Ponte San Pietro. Nel frattempo Muic le traversone, la palla che passa e allontana la formazione brianzola. Prova ad insistere Cani che recupera questa palla, poi Arpino, QL va a recuperare il pallone, c'è il fallo e dunque punizione per la Pro Palazzolo. E allora, dicevamo, la formazione non è cambiato nulla per la Pro Palazzolo, è cambiato, come detto, qualcosa nelle file della Folgore. Andiamo a darla rapidamente con Ravanelli in porta, Arpino, Gritti, Marchi, tre centrali, centrocampo con Scapuzzi, al posto di Silano c'è Floridi adesso a fare la mezzala insieme a Vernocchi e Esposito, e invece a destra troviamo Napolano, davanti invece c'è Cani insieme a Chiere Matenghe, proprio Cani, c'è sul mancino, calcia Cani, non trova lo specchio della porta, la reazione della Folgore affidata proprio ad Alessio Cani, che però non ha trovato lo specchio, ha calciato sul primo palo col mancino, buona chance questa al sesto minuto. Sì, non deve mollare fondamentalmente la squadra di Parlato, bella questa verticalizzazione per esempio, che poteva essere pericolosa. Vernocchi, il lancio in profondità, è partito Chiere Matenghe, Chiere Matenghe in aria, non arriva sulla palla, è bravissimo qui Fuel, poi se la cava in qualche modo, mangia poco Montesano, c'è il fallo di Cani, dunque punizione per la formazione di casa, e qui ha rischiato qualcosa. Ancora. Mangia poco. Pronto a rimettere il pallone in gioco, mangia poco. Cercare QL. Chiere Matenghe in totale difficoltà fino a questo momento, Chiere Matenghe. Ravasi a recuperare la palla, un rimpallo, poi QL solo per un attimo, Ciccone a recuperare il pallone, c'è il fallo e dunque punizione per la Folgore, chiaramente, che adesso deve venire in avanti. Qui De Angelis rischia qualcosa nell'ostacolare la ripartenza della Folgore, che è battuto in questo momento. Marchi ha lasciato l'incarico per il lancio in profondità di Scapuzzi. Chiere Matenghe la spizzata. Mangia poco. QL. In avanti, sbaglia l'appoggio QL. Recupera poi solo per un attimo Boschetti. Ravasi, Muic a recuperare il pallone. Beh, verticale c'è De Angelis, lo stop di De Angelis, forse un tocco col braccio. Ravasi a recuperare la palla, prova a riservire De Angelis, lotta però spartana a centrocampo, alla fine Floridia si guadagna il calcio di punizione, fa respirare, porta in avanti i suoi per la Folgore Caratese. Gualandris a chiudere. Pronto a rimettere la palla in gioco la Pro Palazzolo con Moraschi. Ancora Moraschi di testa, solo per un attimo palla che esce, rimessa laterale per la Folgore. Marchi. Vernocchi di prima intenzione, un tocco impreciso. Poi Marchi nuovamente. Palla che è uscita, rimessa laterale per la Pro Palazzolo, che può venire in avanti. Gualandris a rimettere il pallone in gioco con le mani, lì vicino c'è Kual,
C'è anche Moraschi alla fine, guarda Andres, sì, arrende, lascia l'incarico proprio a Moraschi. Marchi nuovamente a rimettere la palla in gioco, e praticamente non si sta giocando perché la palla esce continuamente in quel settore del campo oltre la linea laterale. Vediamo se questa volta è buona. Marchi, c'è forse il fallo di Ravasi, così punizione e si rimane congestionati ancora in quella zona di campo. Punizione, Vernocchi andrà a scodellare probabilmente il pallone nel cuore dell'area di rigore anche per prendere i metri. Ha bisogno di una scossa la Folgore in qualche maniera. Quando siamo arrivati al minuto 55 nel corso di questa ripresa. Le cross sul secondo palo al limite dell'aria, sta Carpino solo per un attimo. Questo Folgore che piano piano prova ad uscire. Arpino, Marchi, allarga a sinistra, Vernocchi, pronto al traversone, col destro ce l'ha, va al cross, lento quello di Vernocchi, allarga le braccia, parlato, poteva fare molto meglio qui Vernocchi. De Angelis recupera il pallone, poi non riesce Muic a servire sulla destra, era tutto solo, Gualandris. Gioco fermo, e allora cambio ancora per la Folgore, che sta per entrare sul terreno di gioco al 56esimo minuto. Entra Gaetani con il numero 9. Eh sì, è l'unica freccia disponibile dello scacchiere della ripresa, comunque affidabile, di parlato. Esce Vernocchi, non una bella partita la sua, quella di Vernocchi. Al suo posto, come detto, Gaetani. 3 gol per lui nel corso di questa stagione, tutti e 3 in campionato. E Gaetani chiaramente deve dare maggiore imprevedibilità alla manovra. Da capire adesso come si posiziona la Folgore. Potrebbe essere un 3-4-1-2 con Gaetani trequartista dietro alle due punte, Chiara Matenghe e Cani. Dall'altra parte Ravasi solo per un attimo, Napolano allontana. Chiara Matenghe prova la spizzata proprio dalle parti di Gaetani. Prova ad arrivare sulla palla, bravissimo, prova a recuperare il pallone con eleganza Montesano, il tocco per Boschetti, esce Kuel, l'appoggio per De Angelis, lavora il pallone egregiamente, poi Gualandris dal limite, l'appoggio a Ravasi e poi la conclusione di Kuel deviata, calcio d'angolo. Applausi per il pro Palazzolo che gioca bene e convince quando sale. Quarto corner per i padroni di casa. Pronto alla battuta Muic col destro, lì vicino c'è anche Boschetti col mancino. Va Muic, il traversone sul secondo palo, il colpo di testa, pallone alto, ci ha provato qui Gualandris, è tutto solo, non ha trovato lo specchio della porta, anzi si trattava di Montesano che ha colpito in totale solitudine, non ha trovato però lo specchio della porta, buona chance per la pro. Gritti, Arpino, ancora Gritti che porta il pallone, Marchi, di nuovo Gritti, ancora Marchi, adesso i due fraseggiano, non hanno soluzione per i giocatori della Folgore, allora c'è questo lancio in profondità che termina sul fondo, o meglio, oltre la linea laterale del campo, quindi rimessa laterale. Gualandris, Moraschi rischia qualcosa, poi va a lanciare dalle parti di De Angelis. Ravasi allarga sulla destra, adesso si distende Ciccone, le finte di Ciccone, è partito Gualandris. Ciccone lo ha visto, Gualandris spinge sulla destra, Gualandris, la traversone, Ravarelli allontana, la palla resta in aria. C'è Kuel col mancino, non calcia Kuel. Confusione, pallone che viene allontanato in qualche modo.
poi Murici non arriva, arriva Cani, protegge bene la palla, esce Gaetani e adesso si distende la folgore. Gaetani, c'è il fallo da parte di Gualandris, ammonito Gualandris, giallo anche per lui. Secondo ammonito del match dopo l'ammonizione a Silano. Fallo ripartenza, ha speso così il cartellino. Gritti. Pronto a mettere il pallone nel cuore dell'area di rigore, Andrea Gritti. Il lancio, dove però c'è soltanto Montesano che allontana. Napolano, lo stop. Esposito. Napolano. Esposito. Appoggio poi di Gritti, dove può salire Floridia, che si è visto poco fino a questo momento. Poi l'appoggio sulla sinistra, il lancio di Scapuzzi, Chiere Matenga caccia del pallone. Napolano al traversone, esce, mangia poco, la blocca senza troppi problemi. So, con calma va a giocare sulla sinistra Stefano mangia poco, dove c'è Boschetti. Bani. Appoggio per Kual. Allarga sulla destra bene, Gualandris. Moraschi allontana il pallone a cercare De Angelis. La palla non arriva a destinazione, ancora però Gualandris. All'indietro rischia qui Gualandris. Bani se la cava, Gualandris di testa. Moraschi. Rimessa laterale per la Pro. Dunque, quando siamo arrivati oltre il quarto d'ora di gioco della ripresa, abbiamo superato l'ora di gioco nel corso di questo match. La Pro Palazzolo conduce per 1-0, il gol di Ciccone al 48esimo minuto. Va a recuperare bene però la palla adesso la folgore, che si distende con Kenny, che è entrato bene. Appoggio poi errato di Napolano, bruttissimo il passaggio di Napolano per Chiere Mateng. Allora, altro cambio per la folgore al 17esimo minuto nel corso della ripresa. Entra con il numero 30 Gorla, classe 2005. Anche per lui è un esordio, un giovane 18enne. Entra Gorla, fuori Napolano. Non una bella partita quella di Napolano. Adesso dunque Gorla entra sul terreno di gioco con allora, Scapuzzi che il numero 56 si è spostato a destra, numero 30, Gorla. E Gorla va a sinistra. Questo è dunque lo schieramento con Esposito e Floridia, due centrali, Gorla a sinistra e poi come detto Gaetani trequartista alle spalle di Chiere Mateng e Cani. Questo quando siamo arrivati al 63esimo minuto. 1-0 per la Pro Palazzolo sulla folgore. Padroni di casa che adesso impostano dalle retrovie. Bane. La palla che passa arriva dalle parti di Boschetti. Lo stop di Boschetti che sbaglia però. E allora va a recuperare Scapuzzi. Rischia Scapuzzi. In qualche maniera se la cava. Poi è bravo Gaetani, si guadagna il fallo, punizione, può prendere metri da folgore. Marchi, Gritti, Arpino, ancora Gritti, porta il pallone. Arpino. In verticale arriva Muic con il tacco ad allontanare. Scapuzzi. Lo scarico bello per Arpino. Boschetti. Lancio in verticale De Angelis. C'è fallo su di lui. Punizione, gli applausi tutti per Ciro De Angelis.
chiaramente fa salire la squadra. Ciro De Angelis. Bene, pronto a rimettere il pallone in gioco per la Pro Palazzolo. Lancio a cercare Ravasi, la spizzata di Ravasi, Sorpino, non c'è nessuno, allora allontana Esposito, che è l'unico che ci sta mettendo molta anima al suo esordio. Nicolò Esposito sta dando un'esperienza a centrocampo. Per il momento la Folgore fa fatica, l'errore qui da parte di Marchi che regala una rimessa laterale elementare alla Pro Palazzolo. Allora con calma Gualandris fa salire, anzi è Moraschi che fa salire Gualandris, andrà a rimettere il pallone in gioco proprio l'esterno di Didù. Ciccone, Cani a recuperare il pallone, Cani solo per un attimo, c'è il fallo dunque. Punizione per la Folgore. Che adesso va a giocare dalle retrovie. Esposito, manovra lui. Arpino, lancio in profondità. È partito Gaetani, c'è però Bani. Poi QL fermato in maniera regolare. Chiara Matenghe in area di rigore. Chiara Matenghe, c'è sul mancino, le finte. Chiara Matenghe, destro! Non trova lo specchio Chiara Matenghe. Buona chance questa però. Bravo Chiara Matenghe. Doppio passo, uno contro uno. E qui però poi non ha calciato proprio con totale convinzione. Chiara Matenghe poteva fare qualcosa in più. La Folgore di queste volte, di questi insomma attacchi per cercare di scuotersi in qualche maniera. Fino a questo momento insufficiente la prestazione di squadra dei Brianzoli. De Angelis sbaglia l'appoggio, De Angelis, lo stop non è preciso nemmeno la parte di Gualandris. Rimessa laterale allora affidata alla Folgore, già battuta da Marchi. Esposito, ancora Marchi. Muic, Ravasi di testa. Esposito, Chiere Matenghe. È partito, l'ha visto Scapuzzi in profondità. Scapuzzi a campo, in area di rigore. Scapuzzi, il traversone sul secondo palo, lungo per tutti. C'è Gorla dall'altra parte che alza la testa. Il traversone arretrato, arriva Floridia. Lo stop di Floridia, lo scarico errato. La palla arriva a Scapuzzi, era una buona chance questa potenziale per la Folgore. Il traversone di Scapuzzi interessante, Chiara Matenghe non arriva, arriva Montesano ad allontanare il pallone. Rimessa laterale per la Folgore che adesso prova a prendere i metri. Quando ci avviciniamo alla metà di questa ripresa, 1-0 Pro Palazzolo sulla Folgore. 3-0 del Brusaporto nel frattempo. 1-0 della Virtus Cisrano Bergamo contro il Crema. 1-0 del Villa Valle contro il Legnano e la Varesina ha ribaltato la situazione. Puente San Pietro 3, Varesina 4. Porta palla e manovra Gritti. Marchi. L'appoggio errato di Marchi, non bene nemmeno Marchi stasera. Rimessa laterale per la Pro Palazzolo. Gualandris è pronto ad andare a battere. De Angelis prova a girarsi, ancora Ciro De Angelis, lo stop. Prova a passare De Angelis, non ci riesce. Allora ripartenza da parte della Folgore solo per un attimo. Gritti. Arpino. Floridia. Il lancio interessante di Floridia, la palla arriva da Mangiapoco. Chi va a giocare? Ciccone. Esposito. Adesso prova ad uscire la Folgore che prende i metri. Gorla. L'appoggio per Marchi, si fa vedere ancora Gorla, servito. Lo stop di Gorla che prova ad entrarsi verso il centro. Bravo però qui a recuperare la palla
in questa circostanza QL che ha sentito tirare qualcosa. Problemi per un giocatore della Pro Palazzolo. No, si tratta di Ciccone, non di QL, di Ciccone. Si tocca il flessore. Nicola Ciccone. E Didu si guarda in panchina. E probabilmente ci sarà il cambio, qualche primo cambio a breve anche per la squadra di casa. Ed ecco, cambio immediato che arriva alla prossima uscita del pallone. Perché sta per entrare sul terreno di gioco anche Tremolada. Tremolada che è un trequartista fondamentalmente, quindi cerchiamo di capire anche come giocherà Didu. Chiamato a rapporto anche Bertazzoli però da Didu. Potrebbe essere il doppio cambio, cambiare la coppia offensiva per Didu. O capire se De Angelis e Bertazzoli potrebbero giocare insieme. Nel frattempo ciò che è certo è che c'è il primo cambio, anzi no, si gioca, non ha dato il consenso Pasquetta. Allora Scapuzzi sulla destra, fermato, e ora c'è il cambio. Sostituzione al 71esimo minuto. Esce il numero 10 Ravasi, entra il numero 99 Tremolada. Fuori Ravasi, dentro Tremolada dunque. Per la Pro questo è il primo cambio. Ciccone resta dentro per il momento. È arrivato anche il 5-3 della Varesina. Partita pazza completamente a Ponte San Pietro. Pronto a rimettere la palla in gioco adesso Arpino. Traversore a parte Arpino, palla lontana da Bane. Poi Arpino. Recupera la palla la Pro solo per un attimo. Lancia però da parte di Muic, non c'è nessuno. Recupera il pallone adesso la Folgore, viene avanti con Arpino, il traversone sul secondo palo, interessante. Chiara Matenghe fermato, era però fuori gioco Cani. Allora, palla che sarà rimessa in gioco proprio dalla retroguardia di casa ed è pronto. L'altro cambio annunciato in precedenza. Sta per entrare Diglio, no, è un cambio più forzato questo, perché sta per entrare sul terreno di gioco Diglio. Al 27esimo minuto nel corso della ripresa. Però il cambio non si effettua. Non si effettua il cambio. Gestione rivedibile, c'è da dire, da parte di Pasquetta, quantomeno nei cambi. È pronto ad entrare comunque l'italo-brasiliano sul terreno di gioco Diglio. A terra Ciccone, però fa giocare Pasquetta. Fa giocare Pasquetta. La rimessa già battuta e a terra Ciccone. E Pasquetta non ha gestito decisamente bene questa situazione. E chiaramente sostituzione dello figlio della Pro Palazzolo. La panchina se la prende anche con l'assistente. Esce il numero 21 Ciccone, entra il numero 5 Diglio. Tutto questo quando siamo arrivati al 29esimo minuto nel corso della ripresa, al minuto 74. Fuori Ciccone, l'autore del gol che sta decidendo la sfida per il momento, Nicola Ciccone. Al suo posto con numero 5 Diglio. Ed ecco il cambio, proteste da parte della panchina con Pasquetta che ha gestito, c'è da dire, lo ribadiamo in maniera tranquilla, ha gestito oggettivamente molto male questa situazione. L'arbitro con i suoi assistenti non è stato aiutato, quello è vero. Ha gestito veramente malissimo. E adesso via la girando dei cambi perché è uscito anche Marchi ed entra con il numero 28 Attà.
per la Folgore Caratese. La Folgore Caratese sostituisce il numero 3 Marchi, entra il numero 28 Atta. Attacco il numero 28. Entrato il classe 98. Trevolada va a recuperare il pallone lui. Si può riprendere a giocare finalmente. Sicuramente ci sarà da recuperare, soprattutto per questa situazione. Un gioco fermo, l'arbitro che ha fatto riprendere, poi il gioco che si è rifermato e poi la girandola di cambi. Insomma, un po' di pasticci in questa fase con gli avvicendamenti. C'è il fuori gioco nel frattempo di Diglio e dunque Folgore che può riprendere il pallone in possesso. Gritti. Gioca. Gritti. Dalle parti di Ravarelli. C'è anche Arpino. Arpino dunque, Gritti. Sono saltati gli schemi dalle file dell'Arconatese. Boschetti. De Angelis. Rimessa laterale. Bravo qui De Angelis a guadagnarsi il massimo. Montesano pronto ad andare a battere la rimessa laterale. Bravo qui Arpino però a chiudere. In questo momento dunque i tre centrali sono Gorla, Gritti e Arpino. Adesso c'è il fallo su Tremolada da parte di Arpino e dunque ammonito probabilmente Arpino. No, nessuna sanzione per il capitano, dunque punizione però per la Pro Palazzolo. Meno di un quarto d'ora più recupero al termine, 1-0 Pro Palazzolo, gol di Ciccone sulla Folgore Caratese. Boschetti sul punto di battuta, c'è anche Diglio. Diglio col destro, Boschetti col mancino. Parte Diglio con il destro direttamente in porta, Arpino allontana. Boschetti, ancora Diglio. Le traversone sul secondo palo, la palla che viene allontanata. Di nuovo Boschetti, c'è Cani che va a cacciare il pallone. Poi il tacco di Diglio sbaglia, Cani prova a ripartire. Ripartenza della Folgore già chiusa. Allora Cue molto bene per Tremolada, che a campo Tremolada entra in area da sinistra, Tremolada fino in fondo, steso, calcio di rigore. Non è rigore, cartellino giallo per Tremolada, ammonito per intervento di Sposito, ammonito per simulazione Tremolada. E questo è materiale per il VAR di Beppi VAR. E ci sarà da discutere qui. Ci sarà da discutere, da capire, chiaramente in presa diretta non ci nascondiamo, sembrava calcio di rigore, però poi chiaramente l'arbitro era ben posizionato, era lì vicino. Clamoroso, giallo dunque per ammonizione, giallo per simulazione, pardon, per Tremolada. Al 77esimo minuto. Lancio verticale, Chiara Mateng. Solo per un attimo Muic sventa il pallone più lontano possibile. Poi colpo di tacco da parte di un giocatore della panchina della Pro Palazzolo, bravissimo al volo. Però il gioco chiaramente deve riprendere con la battuta laterale affidata ad Arpino. Boschetti. Quella lancia a cercare Tremolada che è partito, Tremolada chiuso molto bene da Gritti. Allora Ravarelli, serve Esposito,
Gritti. Esposito. Palla per Arpino. Fa filtrare questa palla in direzione di Scapuzzi. Vince un contrasto. Poi Muic allontana. Floridia. C'è il fallo. E dunque punizione per la Folgore, che viene avanti in questi 11 minuti, anche meno, che mancano al termine di questo match. Punizione affidata a Gritti. Nel frattempo allora diamo anche prima però la punizione, poi diamo un aggiornamento anche dagli altri campi. Però prima c'è Gritti al traversone nel cuore dell'area di rigore sul secondo palo a cercare Arpino, allontana però la retroguardia di casa. Ripartenza, c'è Tremolada che parte, accelera Tremolada, è velocissimo. Qui Scapuzzi, ammonito Scapuzzi, cartellino giallo, giustamente se l'ha speso bene qui Scapuzzi. Allora gioco fermo e aggiornamento dei campi, Arconatese Caravaggio 3-0, Brusaporto Clivense 4-0, Caldiero Terme Real Calapina 0-0, Desenzano ancora in vantaggio 1-0 sull'Atrizium, 1-1 tra Club Milano Casatese, Crema 0, 2-0 Virtus e 2 Virtus Ciserano Bergamo, 1-0 per il Villa Valle a Legnano, 1-0 del Piacenza al Garilli contro il Castellanzese, 5-3 per la Varesina contro il Ponte San Pietro. E poi chiaramente il parziale dell'1-0 qui a Palazzolo sull'Olio a favore della Pro contro la Folgore Caratese, gol di Ciccone uscito per infortunio. Montesano lancio in profondità, De Angelis allo stop, si gira De Angelis, è fermato in maniera irregolare da Scapuzzi, già ammonito, qui ha rischiato Scapuzzi. Punizione per la Pro. Meno di 10 al termine. Siamo entrati nell'81esimo minuto. Boschetti pronto col mancino, Diglio con il destro. Barriera 2 per Ravarelli, si tratta di Cani e di Floridia. E Diglio ha le capacità e le qualità per andare direttamente in porta. E va proprio lui sul secondo palo invece, Arpino. Pallone che viene allontanato. Muic. Mangia poco. Boschetti. Diglio. Lo stop di De Angelis che manovra, tiene il pallone. Il cambio di gioco. Applausi per Ciro De Angelis. Due partite qui al suo ritorno nella Francia Corta. Sembra già un altro giocatore rispetto a quanto visto nella prima parte di stagione con il San Giuliano. Un gol in 10 presenze, segnato in Coppa Italia contro l'Atrizium. Tanta difficoltà per Ciro De Angelis alla corte dei sudmilanesi. Ma qui è ritornato alla grande, in grande stile, con la doppietta settimana scorsa e oggi con una buonissima prestazione. Con il gol sfiorato alla grande, con la rovesciata che va andata a colpire la traversa. Quindi insomma, una grande prestazione quella di Ciro De Angelis, che va a recuperare adesso il pallone, attaccato da Gritti, allontana poi Arpino. Lancio, dove però non c'è nessuno, c'è solamente Boschetti. La giocata di Boschetti, e va in verticale, De Angelis allo stop, ancora Boschetti, porta la palla, si gioca, c'è Tremolada che si sovrappone, Boschetti alza la testa, intelligentemente attende il secondo palo dove c'è Gualandris. Stop di Gualandris, difficile, punta al fondo, gioca all'indietro, c'è Diglio che si muove rapidamente, ancora Diglio, possesso di palla, attaccato da Gorla, Diglio insiste, punta al fondo, di nuovo Diglio, chiuso, molto bene da Gorla. L'ultimo tocco è di Diglio, grande, qui Gorla nella chiusura, bravissimo, il giocatore classe 2005 della Folgore. Allora Ravarelli pronto a rimettere la palla in gioco. Gioca corto immediatamente a Gritti. Meno di 7 al termine. Porta palla Esposito. Arpino. Lancia a cercare Chiere Mateng. La palla passa, mangia poco senza problemi. Con calma adesso fa sistemare i suoi. Stefano mangia poco.
andrà poi al rilancio. Pallone che viene però recuperato immediatamente dalla Folgore, che adesso deve spingere. Atta porta il pallone in avanti, sbaglia Atta, recupera il pallone Kuhl, grandissima prestazione da parte di Edoardo Kuhl, uno dei migliori quest'oggi. Beh, che la propria Lazio ha giocato bene, bene male tutti quanti fino a questo momento, i 13 che sono entrati in campo hanno giocato bene male tutti un'ottima partita, compresi chiaramente, come detto, i 13, compresi i due cambi Diglio e Tremolada, che stanno facendo il loro bene. C'è spazio anche per il classico 2006 Dugo, alla sua seconda presenza in Serie D dopo quella di settimana scorsa con l'Arconatese. Entra sul terreno di gioco, per lui 5 minuti. Esce Floridia, non pervenuto Floridia, praticamente non si è mai visto. Cambio della figlia del Canatese, esce il numero 7 Floridia, entra il numero 46 Dugo. E allora entra Dugo per questo salto finale. Un esterno Dugo, quindi chiaramente sembrano saltati totalmente gli schemi per la Folgore. Bella la giocata nel frattempo di Tremolada, però non riesce a tenere il pallone in gioco, e allora Ravarelli deve fare in fretta. Esposito, manovra lui. Sbaglia Esposito. Tremolada arriva prima su Atta, c'è il fallo, punizione per la Pro Palazzolo. Meno di 5 al termine, non sta rischiando nulla la formazione di Didu. Adesso chiaramente con calma la squadra di casa andrà a rimettere il pallone in gioco. Parlato in panchina fermo a guardare la situazione. Non una bella prestazione quella dei suoi. Un passo indietro rispetto al secondo tempo, quantomeno disputato in casa contro l'Arconatese, giocato veramente bene dalla sua squadra. Quest'oggi prestazione decisamente ampiamente sufficiente. Gualandri se va a tenere il pallone in gioco? No. Allora rimessa laterale per la Folgore. Esposito. Porta palla Arpino. Gritti. Di nuovo Arpino, lancio in verticale, recupera di nuovo Boschetti, poi De Angelis, chiusa dei uomini De Angelis, si guadagna qualcosa, protegge la palla De Angelis, gran recupero, però esce bene la Folgore con il possesso palla di Gaetani, allarga sulla destra il traversone di Scapuzzi. Bane allontana, Gaetani si fionda sulla palla, recupera però Kuhl al lancio a cercare De Angelis, arriva a recuperare Gorla, solo per un attimo, poi c'è il fallo di Gorla. Fallo di Gorla, cartellino giallo anche per lui. Rimane a terra Tremolada. 2 minuti e mezzo al termine, più recupero. Si rialza Tremolada, no, in realtà è ancora a terra. Adesso l'intervento della panchina. ...4-5, accorciato le distanze in Ponte San Pietro. Una partita di calcetto a Ponte San Pietro in questo istante. Ponte San Pietro 4, Varesina 5. Servirebbe quantomeno un pareggio alla Pro Palazzolo in questo istante per avvicinarsi ulteriormente ai piani alti della classifica. Si alza Tremolada, che comunque ha accusato il colpo, è arrivato in ritardo Gorla, colpito duro claudicante qui Tremolada, e allora però può riprendere il gioco a favore della Pro Palazzolo. Montesano con
quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. A breve atteso il recupero che sarà di 5 minuti. Sul lancio in verticale. Chiere Mateng. Fallo. Anzi no, tutto regolare secondo il direttore di gara, rimessa laterale per la Folgore. Arpino. C'è il cambio, rimessa, e qui la dice lunga sul momento dei giocatori della Folgore. Non è in partita quest'oggi. Boschetti. A cercare De Angelis, Arpino allontana. Tremolata in qualche modo, anche Kuhl ad arrivare sul pallone. Cani, forse è l'unico che è entrato bene, è proprio Cani della Folgore. Dei 5. Punizione però per i Branzoli. Ed ecco comunque confermati 5 minuti di recupero. Come potete aver sentito in sottofondo, 5 minuti di recupero. Si giocherà fino al 95esimo minuto. Gritti pronto a mettere questo traversone nel cuore dell'area di rigore. Alla disperata la Folgore. Lancio sul secondo palo, Arpino, arriva De Angelis. Calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è proprio di Arpino. Torna avanti la Folgore con il terzo corner del pomeriggio. Fischi dalle tribune. Perché adesso la Folgore non ha fatto un'azione degna di nota in questa ripresa, ma in questo finale per orgoglio deve per forza venire in avanti. Scapuzzi. Pronto a mettere questo traversone nel cuore dell'area di rigore. C'è Chiere Mateng, c'è anche Attà. Il cross, pallone allontanato. La conclusione di Dugo, pallone respinta. Ripartenza di De Angelis. L'appoggio per Tremolada, perché prova a partire Tremolada, insiste. Accelera Tremolada, si accentra Tremolada, è partito anche QL Tremolada. Tremolada fa tutto da solo. Ma c'è le gol di Tremolada, accolto con un grido di successo, meritata la vittoria della Pro Palazzolo. Un coste to coste alla Teo Hernandez, quello di Tremolada arriva al limite dell'area destro e lì Ravarelli, totalmente da rivedere, così come era stato da rivedere, come detto, settimana scorsa contro l'Arconatese. 2-0 Pro Palazzolo, il gol che arriva al secondo minuto di recupero. 2-0 per la Pro, che chiude definitivamente i giochi di questo match. Per Tremolada questo è il terzo gol stagionale, il secondo in campionato. Per un ragazzo entrato molto bene in partita, che si era guadagnato, sembrava forse essersi guadagnato un calcio di rigore, poi è stato ammonito per simulazione. Poi una grande chance prima, tanta disciplina, tanta applicazione. E poi il gol del 2-0. Al 92esimo minuto. Montesano. È partito il coro per Tremolada. Un coste to coste clamoroso quello di Tremolada. Pronto a mettere il pallone in gioco Arpino. Capuzzi. Lancia la parte di Muic a cercare De Angelis, che tiene il pallone in gioco, non ci riesce e si sfila il pallone. Ciro De Angelis porta palla adesso Esposito in avanti. Rischia qui Esposito per la palla, Tremolada si lancia all'inseguimento del pallone. Il lancio di Arpino. Bane qui impreciso, calcio all'angolo però per la Folgore. Scapuzzi pronto a battere dalla destra. Il cross di Scapuzzi e la conclusione di testa tentata da Atta.
non trova lo specchio della porta, chance per ritornare quantomeno con orgoglio in partita nel finale per la Folgore. Ha girato, ha anticipato, mangia poco, non ha trovato però lo specchio della porta. È finita nel frattempo a Brusaporto, 4-0 per i padroni di casa sulla Clivense. Quindi in questo momento Brusaporto che sale a quota 30 alla pari proprio con il proprio palazzale col Piacenza. Non si mette molto bene invece per la Folgore. Cani. Tocco per Gaetani, Atta. Arpino. Poggio in verticale, palla che viene allontanata. Chiere Mateng, lo scarico sulla destra. Pronto Arpino alla traversone. Rimessa laterale, ma non c'è più tempo, va in archivio. Pro Palazzolo, Folgore Caratese, 2-0 per i padroni di casa. I gol di Ciccone al 48esimo, al 92esimo di Tremolada, meritata la vittoria per i bresciani, seconda consecutiva dopo quella contro la Virtus Cisernano-Bergamo, ottavo risultato utile consecutivo e poi quota 30 nel corso di questo campionato dopo 17 giornate per la squadra di Didu, decisamente in salute, decisamente invece in crisi la squadra di Parlato, che non riesce a trovare la vittoria nemmeno questa volta, la sua terza gara sulla panchina dopo l'avvicendamento con Crippa. Arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Arconatese, non vince da 6 gare la squadra Brianzola, che adesso chiaramente deve fare mia culpa e cercare di resettare tutto e ripartire. Ribadiamo dunque il finale. Pro Palazzolo 2, Folgore Caratese 0. Le reti al 48esimo di Ciccone, al 92esimo di Tremolada. Riccardo Lionetto vi ringrazia per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata sui nostri canali social di BPTV.